È partita stamattina la nuova stagione per l'anno scolastico 2010-2011 in Calabria. A Rosarno, iniziativa con il presidente della regione, Scopelliti. Con il suono della prima campanella, anche gli studenti calabresi dovranno confrontarsi con la riforma Gelmini, che prevede la sua attuazione nelle prime classi, mentre tutti gli studenti delle altre classi continueranno con il vecchio percorso. Diverse le novità: liceo scientifico senza latino, bocciatura automatica con più di 50 assenze, prolungamento dell'orario di lezione fino alle 14:30 e problemi riguardanti le cattedre vuote. La riforma scolastica ha suscitato perplessità e preoccupazione tra gli studenti e i professori, che lamentano disagio per il prolungamento delle lezioni, che creerà problemi ai tanti pendolari che affollano i vari istituti. Si ricomincia a lavorare, si riprende la vita di sempre. Per noi che siamo di ruolo, sì, per qualche precario, come la scuola è brutta.